Buongiorno. Nottata passata in tenda, fatta. Sono le 6:30, sono svegliato, adesso mi preparo e mi metto in cammino. Tu sei la più forte, sei la più forte. Guardate quante persone. Immaginate che ognuna di loro fa la pepina in acqua e poi ci giocano, se la lanciano. Che bravi. Anche io la faccio. Allora, sono arrivato a Specchiola, però mi tocca camminare un altro po' per arrivare a B&B che mi ospita, che si trova a penso 5 km da qui, quindi devo accelerare un po'. Che bello spasso dovente! Cazzo! Ragazzi, sono arrivato, guardate che bella entrata. Sembra una pazzia quella che sto facendo, però l'acqua di mare è terribile e per esperienza rimuovo almeno quel po' di sale che posso, visto che sono state immerse nell'acqua di mare e poi comunque sono quasi impermeabili, quindi ci sta. Allora, sono al B&B e Francesco mi ha invitato a cena, quindi anche qua persone meravigliose, il B&B è bellissimo e quindi adesso mangio e poi vado a dormire. Italiani, buongiorno! Oggi destinazione Brindisi. Finalmente parto carico perché ho fatto colazione. Ieri ho anche cenato con Annalita e Francesco, proprietari del B&B che mi hanno ospitato. Erano 2 giorni che non mangiavo in maniera adeguata, ho mangiato solo 3 arance, quindi una bomba, sono bello carico. Comunque saluto papà che in questi giorni si è operato, ho fatto un'operazione all'occhio, però grazie a Dio è andato tutto bene. So che lui guarda tutti i miei video con l'occhio buono. E quindi papà, tanti saluti, riprenditi e ti aspetto in qualche tappa. No, non è vero, state a casa. Chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. There's nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. Non so quanti di voi conoscono questa cosa. Beh, ho trovato il passatempo di oggi.
ma che fai? Me lo stai chiamando? La passerella. Oh mamma. Una struttura misteriosa. No, non ci vado là. Cazzi, questo piccolo buco si chiama casematte, sarebbe un collegamento, una struttura. Ecco le stanze dove sono andato prima. Praticamente è stato destinato a una funzione di ricovero alla fine della seconda guerra mondiale. Ah, brindisi! Recuperiamo un po' di energia. Johnny! Mamma, quello è il paradiso dell'inseguimento là! Se vi prendo! Non sa nemmeno lei cosa vuole fare nella sua vita. Ok, perfetto. Ciao ciao, brindisi. Alla prossima. Sole, vai su, non giù, sole. E tu, luna, aspetto dal tuo po', ti prego. Allora, sto continuando a camminare in un luogo sperduto, cioè non c'è anima viva, praticamente sono tutte strutture, tutte fabbriche, quindi zero, non c'è anima. Oggi non va, oggi non va. Sono andato sempre costa a costa all'uscita di Brindisi, però sono finito in una zona militare, quindi tutto completamente chiuso e adesso mi ritocca ritornare tutto indietro per poi riprendere una svolta che mi fa fare il giro di tutte le fabbriche di tutta la zona militare e mi fa riuscire sulla costa. Piccione, vieni qua. Non ti faccio niente, piccione. Ragazzi, ormai si sta facendo buio. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento. Oggi mi sa che devo camminare un po' al buio. Porca miseria. Mi tocca mettere le luci. Bene bene, ecco qua la mia luce notturna.
e questa è quella che ho attaccato allo zaino, così almeno le persone mi vedono mentre cammino. Vai Naz, si parte. Vado un po' a passo spedito perché è pieno zeppo di zanzare. Mamma mia, mamma quanto è pieno. La notte assolutamente non devo camminare. Ragazzi è buio. E guardate, sto per strada e il GPS è impazzito e mi ha mandato in mezzo a delle campagne. Allora, sto continuando a camminare, è da più di 12 ore che cammino. Ehi, dove vai? Ciao, c'è un coniglio. Ciao. Ehi, ciao no, piccolino. È buio pesto, non si vede niente. Cioè, vi faccio vedere se tolgo la luce. Ecco in che condizioni sto. Quindi ci sono quasi, mancano 7 km e dovrei arrivare al punto di sosta, se Dio vuole. C'è qualcosa negli spogli? Non ho capito che cos'era. Comunque, praticamente per mettermi al sicuro ho preso il mio coltellino, no? Però invece di aprire il coltello ho aperto la lima. Cioè, è la lima questa. Che cacchio devo fare con questa? Ci sono i pipistrelli, ci sono. Eccola. Dai Naz, dai. Dai. Che ci sei quasi. Sto ancora camminando. Purtroppo è andata male a Brindisi e ho continuato a camminare e lungo la strada non ho trovato dei posti dove dormire, purtroppo tutto chiuso e non c'era posto, quindi sto continuando ancora a camminare, mi mancano pochi chilometri e voi non immaginate le strade che ho percorso fino ad ora. Adesso sto su questa strada completamente buia, guardate. È buio totale e quello che vedo davanti a me è questo. Questo è quello che vedo davanti a me. Il buio pesto. E oggi è così. Gli occhi che mi osservano. Sono in tenda. Mi sono appostato da una parte un po' sperduta, però almeno ho messo sta benedetta tenda. Eccomi qua, non ho ancora il lettino, però sono così stanco che non me ne frega niente. Posso dormire anche sulle pietre più dure del mondo. Domani mattina devo svegliarmi presto perché il posto dove mi trovo non è il massimo, non posso stare. Quindi devo svegliarmi presto, massimo le 6:30. E ripartire subito per la prossima tappa, quindi devo andare subito a letto e vediamo un po' come va. Ehi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!